Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, questo video sicuramente farà, ma posso dire, piacere a qualcuno di voi, sicuramente farà piacere a il Marchese Bianconero, Nino JFC, mondo calcistico, perché so che Marchese Bianconero e Nino mi hanno detto fallo, fallo, fallo. Tra l'altro con mondo calcistico e con Nino JFC abbiamo questa condivisione comune di questa passione, che è la passione per le maglie da calcio. Questa è la mia collezione, come potete vedere. Piccola introduzione a una parte della mia collezione, non è tutta qua, piccole precisazioni che vanno dette. Prima di tutto, questa è solo una parte della mia collezione, perché ho altre magliette, ma questo poi ve le farò vedere con calma. Questo è l'inizio di questo video, cioè questo è un video che anticipa comunque poi una serie di video che farò più avanti, dove racconterò degli aneddoti e spiegherò alcune maglie, andando più nel dettaglio maglia per maglia, ma questo poi lo vedremo più avanti e saranno altri video. Questo video molto probabilmente lo dovrò dividere in due parti, quindi questa presumibilmente sarà la parte 1. Man mano che registreremo butterò un occhio sul cronometro e al limite divideremo il video in due e iniziamo. Vi mostrerò adesso, comincio a mostrarvi appunto le magliette, quindi cominciamo, togliamo le sciarpe perché ci sono anche tante sciarpe. Cominciamo con una maglia semplice, quella di quest'anno, del portiere. Maglia di Buffon, maglia semplice, mimetica e bella. Anche questa a me è piaciuta tantissimo. Tutti i bollini ovviamente di tutte le crismi dell'ufficialità. E questa stagione, Gigi Buffon. Il ritorno di Buffon con il numero 77 l'ho voluto assolutamente immortalare nella mia collezione. Rimaniamo in tema Buffon e prendiamo, cioè rimaniamo in tema portiere, cioè rimaniamo in tema quest'anno, questa stagione, e abbiamo questa maglia blu di Ronaldo. Questa è la maglia di Ronaldo di questa stagione, ha il camouflage che si vede solo se bagnata, diciamo, no? Se bagniamo questa maglia si vede un po' di camouflage bianco, che è quella che si usa quest'anno, che alla fine è nata come terza maglia, ma di fatto è la seconda di quest'anno. Sto andando in ordine sparso in base al mio, il mio porta magliette, ma non sto usando un ordine di temporale. E appunto, proprio per questo ordine temporale, adesso vi faccio vedere una maglia che è una replica, non è ufficiale. Germania 2002. Questa è la maglia poi alla fine della finale del Mondiale 2002 di Corea e Giappone, con la quale poi la Germania perse 2-0 con la doppietta di Ronaldo, come potete vedere. Ed è di Caster Janker. Questa me la ricordo particolarmente, la vidi al mare e mia madre me la regalò più che altro per come posso dire, siccome avevo discusso il giorno prima perché volevo la maglia del Senegal a una bancarella, proprio appunto di senegalesi, ma costava troppo. Per farsi perdonare mi regalò questa replica ufficiale, perché c'è lo stemma della DFB. E ripeto, questa è la maglia, è una replica ufficiale della maglia del 2002 della Germania, come potete vedere, lo faccio ancora rivedere, di Caster Janker. Torniamo a quest'anno, a questa stagione, e siamo alla Palace portiere. Vedete, perché hai preso questa? C'erano due in vendita, questa è quella verde, io ho preso questa perché è quella che effettivamente è stata utilizzata durante la partita, anche questa di Gigi Buffon. Abbiamo poi qua una bella maglia degli anni 80 del Manchester City. Questa è una seconda maglia degli anni 80 del Manchester City, molto bella, è un colore un po' particolare. Avevano ancora il simbolo, che poi è di nuovo tornato a essere questo City, ma per lunga parte degli anni 90 e anni 2000 l'avevano cambiato. Quindi questa è la maglia del Manchester City degli anni 80, quando appunto le squadre inglesi stavano, anche adesso, ma allora con più varietà, vincendo le coppe europee, perché adesso c'è il Liverpool, allora c'erano veramente tante squadre, Liverpool, Aston Villa, eccetera, eccetera, eccetera. Oh, poi qua c'è anche qualche maglia celebrativa, ho anche qualche maglia celebrativa, tipo questo, questa è dell'anno dello scudetto, il primo anno di Conte. Vabbè, questa è celebrativa, non è una maglia ovviamente da gioco. Parlando di maglie da gioco, vi presento una maglia un po' particolare. Vediamo se indovinate. Vi lascio qualche secondo.
Se avete indovinato o no, questa è la maglia della selezione di calcio della Città del Vaticano, che ho qua. È particolare, da collezionista è sicuramente un pezzo importante ed è molto particolare. Però è bella, a me piace, poi vi racconterò anche qui di particolari negli altri video. Ok, adesso torniamo a quest'anno. La maglia bianca, che può piacere o non piacere, questa è di De Ligt. Da collezionista cerco di prenderle sempre tutte, quindi chiaramente piaccia o non piaccia, anche solo per collezione. Vi assicuro che averla in collezione non è così male. È carina, non è da Juve, se sembra una maglia più del Bari, però effettivamente non è brutta, non posso dire che è brutta. Diciamo che sembra poco adatta per la Juventus, mettiamola così. Però molto piacevole, sicuramente una bella fetta, un bel pezzo per la mia collezione. Veniamo ancora a Germania, perché ho un'altra maglia della Germania, qua però andiamo molto indietro perché siamo Germania, credo ancora Ovest. Questa è proprio Germania Ovest ed è la maglia senza numero della Germania degli anni 90, quella che presumo abbia vinto il mondiale del 1990 o comunque del 92, perché faceva parte di quel filone di disegno della Germania di quel periodo lì. Tra l'altro vi volevo far vedere, appunto, questa è ufficiale al 100% dell'Adidas, quindi non è una replica come quella di Yanker, è molto bella, molto bella, molto 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 bella. Mi ricordo di Klinsmann con questa maglia, non chiedetemi perché Klinsmann, ma mi ricordo Klinsmann con questa maglia, ma è veramente, secondo me, un bel valore alla mia collezione. Poi lasciamo questa che poi vediamo dopo. Allora, ho qui una maglia d'allenamento dell'anno scorso, perché ho preso anche la maglia d'allenamento semplicemente perché la Juve ci ha giocato delle partite con questa maglia, partite non ufficiali, partite con squadre sicuramente di categorie molto basse, tipo Chisola, eccetera. Però io ho preso tutte le maglie con cui la Juve ha fatto partite, cioè cerco di collezionare tutte le maglie con cui la Juve ha fatto le partite, quindi questa maglia qua fa parte di quelle, ovviamente. Quindi rimettiamo qua. Altro pezzo veramente da collezione, perché è molto particolare, è questa. Questa è la maglia di una squadra di Singapore che è in terza serie, credo che sia di Singapore, se non mi ricordo male, Singapore o Indonesia, comunque in serie C, poche parole, di questo campionato qua, e si chiama 44FC. A me piace, è piaciuta soprattutto per lo stemma, è una maglia un po' particolare, però per il collezionismo questa è una maglia sicuramente che vale la pena avere. Molto carina, tutta stampata, molto molto bella, ripeto, particolare, anzi che no. Altra maglia da collezione, maglia del Corinthians, quella speciale dell'anno scorso, fatta apposta per l'anniversario della morte di Ayrton Senna. Tutta nera, con i bordi d'oro, Corinthians, Paolo, eccetera, con scritto con la firma di Senna al posto dello sponsor, con Senna sempre come hashtag. Molto, questa è molto bella, è particolare e da ovviamente ultra collezione, non da collezione, perché ripeto, è stata una maglia celebrativa molto bella. Questa l'ho presa più piccola perché non l'ho trovata della mia taglia, ma la volevo nella mia collezione perché è talmente pacchiana e talmente strana che secondo me meritava. Maglia della Juve di 4 anni fa, credo 2014-2015, se non ricordo male, l'anno di Berlino. Noi siamo presentati in Champions contro il Malmo con questa maglia qua, anche contro l'Atletico Madrid. Come terza maglia avevamo questa. Mi chiedete se mi piace? Non del tutto, nel senso che questa è una maglia spettacolare secondo me per andare, ecco, 2014, questa è una maglia spettacolare per andare a correre, perché è proprio da runner questa maglia qua. Però la Juve ha deciso di fare questa scelta che io non è che condivido in pieno, però ripeto, lo sponsor comanda, l'ho ritrovata a distanza di anni, anche se non di, come posso dire, di questa taglia, ma va bene così, insomma. Mettiamo laggiù e prendiamo un'altra maglia, maglia Palace. Maglia Palace questa, però, maglia Palace classica, quella da prima squadra, quella con cui ha giocato la Juve, presa di Ronaldo, maglia Palace, ripeto, questa di Ronaldo, quindi questa effettivamente è stata la maglia Palace utilizzata dai 10 giocatori. Quella del portiere era quella di prima, questa dei 10 giocatori. Altra maglietta, altro giro, altra corsa. Maglia di Higuain,
primo anno di Higuain, questa è una ristampa, è una ristampa ufficiale, per renderci, parliamoci chiaro, questa è la classica maglietta che vendevano alle bancarelle fuori dallo stadio, me la regalò un mio amico, e infatti ce l'ho nella mia collezione, non l'ho presa io, me l'ha regalata mio amico, quindi chiaramente un discorso affettivo oltre che di collezionismo. Maglia di quest'anno, eccola qua, divisa in metà, nessun giocatore preso, particolare, sicuramente strana, diciamo che quest'anno era da prendere la maglia a livello collezionistico proprio perché è unica nel suo genere. Vediamo invece altra maglia piccola, la presa insieme a quella verde fosforescente, questa maglia qua senza numero, ma è la maglia del primo anno di Conte e quindi del primo scudetto di questi otto, e l'anno dell'addio del Piero, infatti abbiamo ancora due stelle eccetera eccetera eccetera. Questa è la maglia assolutamente del primo anno di questi scudetti. Poi ho ancora una maglietta celebrativa, questa è una maglietta celebrativa, We Are One, insomma, ok, sempre della Juve. Poi ho la mia vecchia tuta di rappresentanza di quando giocavo a calcio io, come vedete, Baranzatese, la mia vecchia canotta di quando giocavo a basket, che ho tenuto, vedete, centro SL mini basket, insomma, cose sicuramente preziosi. Non vi ho fatto vedere, ma l'ho lasciata per ultima, uscendo un attimo dal calcio, parlando di basket, amante del basket, questa è la maglia del mio giocatore preferito di quando ero piccolo, che è Manuel Ginobili. Chi non conosce Manuel Ginobili, se non seguite il basket vi posso capire, chi segue il basket e non sa chi è Manuel Ginobili non segue il basket, insomma, parliamoci chiaro. Ginobili è veramente uno dei più grandi giocatori che abbia mai visto giocare. Ho avuto la fortuna di vederlo giocare con la mia squadra del cuore, che è appunto Virtus Bologna, allora era Kinder Bologna, ma sempre Virtus, e insomma ci ha regalato tantissime gioie e lo ricordiamo tutti con affetto. Io, pur essendo di Milano, ho sempre tifato Virtus Bologna. Poi qua un'altra maglia, sempre la replica, uguale a quella di prima, quella bianca di quest'anno ma senza numero, è semplicemente un'altra. E adesso vediamo al secondo carrello, quello forse più impegnativo. Cominciamo qua una maglia dei Giants, e in NFL questa è di mio papà, diciamo, l'ho trovata e l'ho messa nella mia collezione, ma l'ha presa lui ovviamente. E adesso vediamo, dunque, cominciamo andando per così, quindi senza una logica per le chiara. Questa è la maglia della Juve anni 60 che trovate sul sito della Juve, sono quelle repliche storiche, è fatta benissimo perché il materiale è ancora la netta, proprio come quello fatto di allora, e l'ho presa mio papà perché lui è cresciuto con Sivori e questa praticamente è la maglia di Sivori, non è il numero però è effettivamente la maglia di Sivori, cioè. Quindi l'ho presa come regalo a lui e l'ho tenuta qui per farvela vedere, ma in realtà è sua ed è un regalo suo, però giustamente, come è giusto che sia, ve la volevo mostrare, ecco, quindi questa dopo la riportiamo di là perché è sua. E veniamo dunque invece a questa maglia. Ora io non ho di ben preciso di che anno possa essere questa maglia qua, qui chi mi vuole aiutare mi può aiutare, perché c'è lo scudetto, è ufficiale, ve lo garantisco, e c'è la stemma ufficiale. Sinceramente non ho idea, potrebbe essere dell'anno dell'ultimo scudetto, quello della Dio di Platino dell'86, e poi credo che sia 87-88, perché sinceramente non ho idea di che anno sia questa maglia, però UPI scudetto, quindi due stelle, sinceramente credo che sia di quell'anno lì, però poi ho sempre avuto un debole per le maglie gialle della Juve. Questa invece non ho particolari dubbi, è il primo scudetto di Lippi, 94-95, stanone, perfetta, maglia stupenda, non ho nessun numero attaccato, maglia bellissima, una delle più belle maglie secondo me che ha avuto la Juve, le due stelle eccetera, da lì a breve, da lì a poco la Juve riempirà questa maglia di tricolori e coccarde, poi l'anno dopo alzò la Champions, quindi maglia sicuramente importante questa. La faccio qua perché pieno. Ok, veniamo invece adesso a una maglia, anche questa originale, bellissima, bellissima, di più,
questa di Del Piero, si è un po' scolorita. Questa dovrebbe essere 98-99, stagione non positivissima per la Juve. E questa è una maglia che a me piaceva tantissimo così, ma pochissimo da dietro, perché dietro il numero rosso, a me i numeri rossi sulle maglie della Juve non sono mai piaciuti. Però diciamo che la maglia in sé era veramente fatta bene. E sponsor di più, e annata, ripeto, non positiva, abbiamo vinto l'Intertoto quell'anno lì, e diciamo che a fatica alla fine quest'anno, quell'anno lì, arrivamo secondi, mi ricordo, con la Lazio, quindi insomma quest'anno qua andammo a giocare, poi si qualificammo per l'Intertoto perché eravamo campioni d'Italia in carica, quindi facciamo una stagione pessima, arrivammo a fare lo spareggio con l'Udinese, lo perdemmo per il gol in trasferta, e poi andammo dopo, l'anno dopo, a arrivare secondo in campionato. Quest'anno qua fu malissimo, è stato poi l'anno che Lippi ha lasciato da Ancelotti, quindi in corsa, quindi non una bella stagione, ma la maglia tutto sommato secondo me meritava. Andiamo avanti sempre su quelle annate lì, perché questa maglia qua siamo più o meno lì. E questa è l'anno dopo, questa, se non mi ricordo male, è l'anno dopo, o forse è lo stesso anno, non vi dico la verità, non ho idea, perché c'era ancora già ancora di più, quindi potrebbe essere lo stesso anno. E questa è la maglia di uno dei miei giocatori, quello che mi ha fatto, uno di quelli che mi ha fatto veramente innamorare del calcio, Zinedine Zidane. È la maglia molto uguale a quella blu con cui abbiamo vinto la Champions, la differenza che è bianca con le stelle nere. Quella là era blu con le stelle gialle, però devo essere sincero, forse 97-98 questa, però comunque a me piaceva tantissimo questa maglia. Perlomeno si poteva continuare il disegno della maglia così, perché secondo me non era assolutamente male. Intanto diamo un'occhiata, ancora qualche maglia la posso far vedere. 97-98, e qui non ci piove. Sony mini disc, campione d'Italia, disegno inconfondibile, la maglia è di Gianluca Pessotto, in questo caso autografata anche da Gianluca Pessotto. E che dire, originale al 100%, anche questa, firma e tutto, insomma direi una maglia che ha un discreto valore, anzi un discreto valore, un buon valore, mettiamola così. Poi, questa è una maglia di rappresentanza, non ha un particolare valore per quanto male, è una polo normalissima, il fatto è che ci sono tutte le firme dei giocatori dell'annata 94-95, tutti le firme dei giocatori, quindi non ha un valore, ha un valore tranquillo la maglia, ma ha un valore le firme che ci sono state messe sopra. Andiamo un pochino indietro col tempo. Questa è dell'anno prima di quello del 97-98, questa 96-97, come vedete non abbiamo lo scudetto perché quell'anno, l'anno prima lo vinse il Milan, noi vincemmo la Champions, e la maglia con cui poi alla fine vincemmo il 24esimo scudetto, andammo in finale di Champions persa col Borussia e vincemmo l'Intercontinentale, quella Intercontinentale aveva una maglia particolare, con questa vincemmo la Supercoppa Europea però. E proprio appunto la Supercoppa Europea fu decisa anche da un difensore che è Ciro Ferrara, di cui ho questa maglia, anche questa originale, e anche questa valeva la pena, insomma, secondo me, averla in collezione. Ragazzi, ce ne sono ancora delle magliette, io chiudo qua questo video, ma solo per darvi appuntamento col prossimo che farò tra pochissimo, cioè che andrà in scena domani, e vi mostrerò la restante parte della mia collezione di maglie. Mi raccomando, state qui, e domani stesso orario, stesso video, mi raccomando, ci vediamo domani. Ciao a tutti.